Leggendo un piccolo commento al lettore di oggi, l'autore diceva che spazialmente la prima e la seconda lettura indicano un allontanamento, Giona che scappa via da Yahweh, dal suo Dio, e un avvicinamento, il samaritano che si fa vicino, prossimo. Della parabola e sul senso della prossimità di chi è il prossimo, cosa essere il prossimo. Riflettendo e meditando su queste due letture, in realtà mi sembra vero questo innegabile, questo doppio e inverso movimento spaziale. E sappiamo bene che Gesù ha citato nel Vangelo che questo
ascoltava, per ascoltava, è opera di misericordia spirituale e corporale, opere, una misericordia che si traduce in opere concrete, lo spirito, ma anche del corpo che sovvengono. Vive con me, con noi.
possiamo dunque rifugiarci in nessuna ragione, in nessuna argomentazione, in nessun motivo. Non ci sono altri motivi se non l'amore di Cristo crocifisso, per qualunque genere, del vescovo come del presbitero, del diacono come del laico, della consacrata, del consacrato. Il vero motivo di ogni nostra scelta è nell'amore di Cristo crocifisso. Quindi è la gioia del Vangelo, perché Lui non ci segue, ci precede e vuole precederci. Non disse a Pietro: torna dietro di me, perché tu ragioni secondo uomini, non secondo Dio. E ci precede completamente, perché quando noi mettiamo in Lui ogni nostra scelta, ogni nostro tentennamento, ogni nostro affanno, ogni nostra preoccupazione, dico ogni nostra, non dico una volta ogni tanto, non dico una volta la mattina, dico tutto il giorno, perché chiunque di noi ha responsabilità diversi livelli di scelta e fare, tante, continuamente, ogni giorno, ogni minuto, e ogni preoccupazione va messa in Lui. Che Egli ci precede vuol dire che è si preoccupa e ci guida in ogni nostra scelta. E talvolta davvero miracolosamente, perché ha gli occhi di vedere gli altri, perché ha il cuore per vedere l'invisibile, talvolta è in freno, più delle volte è blocca, o ne apre improvvisamente un altro e tu non sai perché. E sappiamo tutti continuamente